tutela robotica, abbiamo qui un model kit. Un model kit che poi viene da Show Z, quindi ringraziamo John, grazie Megan. A cosa abbiamo? Abbiamo il Getter Devolution Model Kit. Tra l'altro non è un, chiamiamolo, prodotto ufficiale, nel senso che è uscito sia in modalità, diciamo, normale, rosso, diciamo, comunque il colore che predomina, comunque quello che si ricorda con per spicco è il rosso, mentre qui diciamo che praticamente le parti rosse sono nere, e quindi è il Getter Devolution Black. A me ha acchiappato proprio per il fatto di questa colorazione black, oltre al fatto di avere già la versione normale della Sentinel. Quindi la Sentinel ha fatto uscire anche la sua versione nera. Praticamente questa azienda cinese ha probabilmente ha deciso di clonare il pezzo facendolo poi in model kit. Ha un nome è questa? Guardi, dove non mi sono preparato, però ci mettiamo un secondo, perché proprio sotto lei metterà naturalmente il link di riferimento a questo model kit, che tra l'altro non so neanche se è effettivamente ancora disponibile. Allora, il kit è assolutamente ancora disponibile, si chiama la ditta Mojang Hun. Io non madosca. Del model kit e mi ha acchiappato non poco. Ecco, quelli di Show Z e Mojang sono stati un po', come dire, un po' furbacchioni. Furbacchioni nel senso che addirittura le immagini che ti mettono sono quelle probabilmente del Getter della Sentinel. Infatti vedete che ha alcuni dettagli in più che questo model kit non ha di colorazione. È chiaro che dopo li si possono andare ad aggiungere con andandolo a colorare, a palpare, a spruzzare a livello personale. Qui invece io giustamente ve lo devo far vedere secco, a secco, e come verrebbe fuori dalla scatola per l'appunto a secco, senza metterci le mani accanto. Quindi ho cercato di fare una roba il più imparziale possibile, così voi ve lo vedete. E non c'è nessun protettivo, niente di niente, nessuna martirizzazione, ma soltanto il modello nudo e crudo, che comunque non si presenta male. Bello, bello. Per 67 molto dollari, tutto sommato, sono circa 60 euro, ci può anche stare. Cioè, ad esempio, lei sta facendo che le manca il Getter Devolution, se ci fosse ancora la versione normale, non quello rosso. Purtroppo c'era, ma è andata sold out. Fanno la svelta. Questo qui è già un po' di più che è disponibile da tempo, mentre invece quella rossa è andata esaurita subito. E quella lì mi sarei anche sentito di quasi di consigli, perché tanto viene fuori così. È chiaro che se dopo se lo va a spruzzare, qualche dettaglio in più lo può tirare fuori, ma quello lo vedremo successivamente, dopo questa recensione, se mai dopo avrò voglia di mostrarvelo dopo che l'ho colorato. Allora, io per tagliare i vari pezzi dai vari runner, eccetera, cosa ho utilizzato? Ho utilizzato questo prodotto sempre proveniente da Show Z, della Hobby Mio, che l'hanno detto che sono praticamente le migliori nipper in circolazione sul mercato. Praticamente costano quasi 50 euro ed effettivamente lavorano bene, però hanno un costo villico. Basta 45 dollari più, comunque bisogna aggiungere, io ci ho aggiunto addirittura 5 dollari di spedizione. Quindi praticamente sono venuti a costare 50 dollari, però il loro fatto lo fanno e sono le tronchesine definitive, che poi anche questo ve le metterà sotto lo straccione in link. E comunque vedete già anche che la scatola è abbastanza premium, perché se voi vedete Non è in cartoncino così a culo, cioè vedete già come si presenta il box, già si presenta
come un prodotto premium e di fascia alta, insomma, vedete già la fighettina con chi gode con il suo tronchesino, eccetera. Allora, come vi arriva poi il prodotto? Vi arriva con questa scatola un po' da scarpe, stile straccione. Sì. Però dentro ci sono tutti i vari runner che io ho già estratto, avete le istruzioni per il modello, le istruzioni per il display stand, che è comunque compreso, e l'altra cosa che non vi ho fatto vedere, per emulare il Getter Devolution al 100%, ci sono, cioè, il mantello, che uno lo può applicare al posto delle ali che vedete che io gli ho applicato sopra, e la sciarpetta, che questa poi quando opera finita probabilmente gliela andrò a ficcare sopra dopo che l'avrò finito di spruzzare, la sciarpettina gliela metterò. Cosa posso dire? Il kit è fatto anche con ottime plastiche, adesso lo andremo un attimo ad visionare togliendogli l'arma. Fa un po' fatica a star sopra quello stand là, perché si rischia di sbilanciare con un non niente. Infatti, dopo che, se uno lo colora, allora bisogna stare un attimo attenti a non fare determinate cose, perché se no si staccano i pezzi e quindi non si possono più applicare se vengono incollate. Se invece uno lo lascia secco, allora si incollano determinati pezzi, si dà solidità al tutto e fine. Mentre invece, cosa che io non posso fare attualmente, perché devo prima colorarli, dopo che li ho colorati li vado a incollare e dovrebbero dare molta più solidità alla struttura, che adesso poi vi farò vedere quali sono quei punti che necessita questa lavorazione. Le istruzioni sono con stile Gunpla, Bandai, con tutti i runner evidenziati e i vari passaggi di assemblaggio. Ora, le istruzioni io le ho trovate chiare e si capisce quel che si deve fare, però rispetto ai model kit Bandai che ti semplificano la vita, qua bisogna in certi punti anche lavorare un po' di intuito, soprattutto, o almeno le difficoltà che ho riscontrato io sono state nella zona qui della spalla, che si ti fa vedere Johnny Glamour, invece bisogna, questa parte qui la bisognava spiegare secondo me un attimino meglio. Poi semplificano, qua ti fanno vedere una sulla gamba e l'altra la fai più o meno uguale, se ci sono. E anche i bracci forse fanno così, cioè te ne fanno vedere uno, aspetta, e poi l'altro. Questo non me lo ricordo. In realtà qua viene segnato, in realtà le braccia sono tutto per due. Non c'è quel. Mentre invece la gamba ti fanno vedere che te ne fai una e poi la seconda compagno. Più sì, cambi magari due o tre pezzi, eccetera. La stessa cosa dicasi per le ali, con cambiando due o tre pezzi che da una parte vanno in una, e la parte che probabilmente forse ero stanco io, che per me è stato un delirio, è questo codone qua. Non ci ho capito, è stato un momento che non capivo più che pezzi stavo, è venuto fuori, sarà giusto, sarà sbagliato, non lo so. Vabbè, la coda c'è comunque, vedo. E quindi è più o meno, però ecco, quelli, ripeto, le istruzioni ci sono, si capiscono, ma potevano essere fatte un filo meglio. Poi abbiamo due sguretti da prendere, due mannaiette da mettere in mano, con, eccetera. Poi abbiamo, ci sono fatte vedere sulle braccia, negli avambracci, ci sono due tipi di lame. Ci sono, anche tra l'altro là mi sono dimenticato di applicarne due, che mi ero dimenticato, vabbè, comunque. Ci sono o con la lama estratta o con la lama praticamente soltanto abbozzata. Dopo scegliete voi quale preferite, perché anche questi, dopo che l'avete o colorato o montato a secco, io vi consiglio incollateli. Però, ripeto, se lo colorate prima di incollarlo, li dovete colorare e poi dopo li andate a incollare. Sì. Diversamente, se invece non lo colorate, incollateli, perché è meglio. Questo è pur sempre un consiglio, del vostro sensei. Detto questo, vedete che può assumere pose abbastanza dinamiche. Il display stand fa il fatto,
e ora possiamo andarlo a estrarre dalla sua posizione nella quale io l'ho allocato, e possiamo anche estrarre, ah beh, ecco qua, dobbiamo vederci fra un nanosecondo, qua, forse quasi meglio. Ecco qui, con il Getter Devolution tirato giù dal display stand, che secondo me in ogni caso non figura male. È bello, bello. Figura abbastanza bene. Ho trovato qualche, più che altro mi si è rotto un pezzettino sulle ali, che sono andato a reincollare e starò attento quando adesso non andrò a pitturare. È chiaro che mi faccio gli scongiuri e eccetera, che adesso dovrò andare a disassemblare il modello e ricolorarlo, probabilmente qualche pezzo partirà e qualche madonna vabbè, volerà, sì sì, ma con gioia. Detto questo, allora è la coppia sputata del Sentinel, perché assolutamente sia per dimensioni che per forme. Vedete come si muovono le gambe nello stesso identico modo. È chiaro che tutti i dettaglini qua rossi eccetera non ci sono, ve li dovete andare a fare se volete fare, se no ve lo lasciate così, che comunque male non è. Si chiamano gli adesivi o di calcomanie che erano presenti su queste, non ci sono. Però io di sicuro non lo presenterò con queste diciamo paratie. Adesso, ma cosa sono? Fondamentalmente ma perché dici dovrebbe essere un simbolo o qualcosa? No, c'era, se lei guardava sulle, c'era una sorta di adesivo o di calcomania che indicava qualcosa. Ora vediamo se abbiamo bisogno di un nanosecondo o no, però non ho nessun strumento. Allora lo attendiamo. Ci siamo. Sta riprendendo? Stiamo riprendendo. Ecco, niente, allora mi rendi un momento di gaff. Ma mi ha detto di partire. No, ma lei ha fatto bene, ma sto soltanto dicendolo per i nostri fan. Vede che praticamente allora, togliendo questo, questa copertura, praticamente si vede il reattore contenuto all'interno, che sicuramente lo bisogna andare a colorare, a impreziosire, a migliorare. Cioè, secondo me figura molto meglio così, con il pannello aperto, che con il pannello chiuso, perché c'è più dettaglio e più rifinitura. È che ad esempio questa è una di quelle parti, come vi dicevo, che vuole incollata, solo che prima deve essere colorata, poi dopo l'andremo a incollare e va a far bagno. E va bene. E che altro che vi posso far vedere intanto che tolgo qui? Ad esempio questi qua, come vi dicevo, possono essere tolti o riapplicati con intercambiabili, vedete queste qui con le lame. Che secondo me stanno meglio con queste lame estratte. E poi che dopo ci sono queste parti traslucenti verdi che io andrò a fare probabilmente con un colore metallico verde, e poi dopo vedremo tutte le rifiniture che andrò a fare, perché in ogni caso c'è tanta pannellizzazione già di base, e quindi si potrà andare a tirare fuori tanto dettaglio da questo modello. Chiaramente il tema sarà mantenerlo con una colorazione dark, e non con la, perché sennò allora prendevo quello classico e lo coloravo in maniera classica, ma già avendo il Sentinel non ha molto senso. E soprattutto utilizzerò questo tipo di ali, perché nel Sentinel non ho preso poi le parti aggiuntive che ti sdrenavano, avevo quello praticamente mantellato che avete visto poi nella recensione di un milione d'anni fa, esattamente, e che tra l'altro avevamo usato quello del giornalista. Mi sembra di sì, che poi avevamo usato quello del giornalista in e non la mia copia personale. Al di là di quello, ripeto, purtroppo non c'è più la versione normale, se no mi sarei sentito di consigliare anche questo kit di montaggio in versione normale anche allo straccione. Se poi lo straccione si sentirà
di prenderlo in versione black per avere comunque un Devolution in collezione, scelta sua e bontà sua. Non c'entra niente con l'anime, la versione black, è soltanto una concessione poetica che si è presa la Sentinel, e conseguentemente questa Mojung. Ma adesso io per diventare Kit Again, lo sa che prima devo fare una roba, sì, poi dopo sì, magari ritornerò a essere Kit Again, ma sempre abbastanza quieto, non... Però mi sembra di aver capito che si sia buttato fuori quel taglia sprue. Beh, sì, non dico super mega spaccaculi. Non super mega spaccaculi, però buono, mi dicono. Mi dicono buono. E... ma mentre parliamo, ad esempio, è Pasquetta, no? Sì. Quindi oggi è una giornata che se ce l'avessi avuto lì, l'avrei anche iniziato, capito? Avrei fatto qualcosa, perché non c'avevo un cazzo da fare. E allora... va bene, niente. Comunque estrazione Kit Again ancora. Maybe. C'è una prova, sì, però dopo svedrà. Però questa prova arriverà un po' avanti. Sì, dovrebbe secondo me provare prima. Sì, buonanotte. Comunque, grazie John, grazie Megan, grazie Show Z, grazie al cazzo. Bravo, ciao. Invece no. Invece c'è un cascio. Esatto, no, allora mi sono un attimo in difficoltà perché il getter non vuole saperne di stare in piedi. No, allora mi ero dimenticato di dirvi una delle peculiarità che ha questo model kit, che ve lo tengo su così, sì, e vaffanculo, è che fondamentalmente buona parte dei runner, soprattutto dei pezzettini sulle varie sprue, sui vari runner, hanno l'attaccatura interna, il che vuol dire che quando noi andremo a staccare il pezzo dal runner non si vedrà il segno del taglio della cesoia, e quindi questa è una bella cosa. L'altro pezzo che qui vi dicevo che è questo qui, un punto nevralgico, che così colgo l'occasione, quando questo si conficca, che è una delle possibilità di display stand, sì, voi andate a mettere questo, voi glielo incollate e dopo bene, e glielo mettete nel culo, esatto, al fatto che si scianchi alla prima, e soprattutto lì incollandolo dà molta più solidità alla faccenda. Detto questo, comunque, infatti vedete che sono rari i punti dove si vedono i segnacci di sprue, perché voi andate proprio a tagliarli nei punti dove non si vede. E quindi è una furbizia. Quella sì, è una furbizia che praticamente su nessuno dei kit di Bandai è presente questo dettaglio, che secondo me non è da poco. Bene, adesso sta bene. Per davvero.